Benvenuti. Oggi desidero immergermi insieme a voi un'opera di Leonardo da Vinci, conservata nel Museo Louvre a Parigi. Si tratta di un dipinto che il pittore ha dedicato a San Giovanni Battista, nel quale ha veramente ottenuto la perfezione assoluta. Ma osserviamolo assieme. Il primo dettaglio che colpisce è senz'altro lo sguardo del santo, uno sguardo che ammalia, penetra e che di conseguenza coinvolge intensamente. Si è quasi ipnotizzati da questo volto affascinante. In questo dipinto la tecnica dello sfumato è piuttosto affinata. Leonardo ottenne delle morbide ombreggiature mediante velature di pittura ad olio che valorizzano la plasticità della figura. San Giovanni sorge dall'oscurità, avvolto da una luce divina, ed è con il braccio destro rivolto verso l'alto per annunciare la venuta di Gesù. Pensate che anche Pablo Picasso, ammirandolo, disse che Da Vinci promette il paradiso. Guardate quel dito levato. Nella mano sinistra sorregge un bastone a forma di croce e il santo indossa una pelle di lince. È fondamentale precisare che sono stati compiuti vari studi per quanto riguarda la pelle dell'animale. In un primo momento gli studiosi sostennero si trattasse di cammello, poi di leopardo, perché da ulteriori analisi emersero delle macchie. Infine, le ultime ricerche hanno accertato che si tratta di pelle di lince. Un altro particolare interessante è rappresentato dai capelli, che sono lunghi e ricci. Si tratta di una capigliatura a spirale, memore forse dei cosiddetti motti vorticosi, presenti negli schizzi di Leonardo. Il corpo è a mezzo busto, leggermente ruotato a sinistra. Lui ci sta guardando attraverso un'espressione ammiccante e i tratti del volto sono femminili. Tutto ciò rende la figura di aspetto ambiguo. È probabile che le sembianze femminili siano riconducibili al voto di nazireato, cioè significa che il santo non poteva bere vino, avere rapporti sessuali e doveva farsi crescere i capelli lunghi come simbolo di castità. Nell'insieme, comunque, la figura è lontana dai tradizionali canoni presenti nelle immagini sacre. Appare più che altro come una divinità pagana. Ora vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi nel canale. Vi abbraccio con affetto, ciao!